Magari in consiglio comunale la mozione su San Lazzaro viene silenziata, le minoranze attaccano. Sull'intervento di San Lazzaro l'assessore Viero non dà per scontato il sì a Pengo. Pul 7, attacco della maggioranza bassanese, Pietro Santi chiede risposte a Bramezza. Manca una settimana alla donata triveneta degli alpini ad Asiago, il programma è denso di eventi. Misure straordinarie del consorzio di bonifica Breta, bloccate altre due rogge, stop all'irrigazione. Lo puntiere molla, durato settimane, arriva la decisione, Forte Lisser verrà gestito dalla Proloco. Ma il tempo porta grandine, vento forte sull'Alta Padovana, parte della Pedemontana. Breganza in piena notte, finisce con l'auto contro una scultura in mezzo alla rotonda, ferito un 41enne. Andranno a processo i genitori del bambino annegato lo scorso agosto in una piscina. Buonasera e benvenuti al TG Bassano. Apriamo il nostro telegiornale con la notizia della famosa mozione su San Lazzaro che sarebbe dovuta arrivare in consiglio comunale, invece non è successo. Sentite perché. Bene o male, diceva un tale, l'importante è che se ne parli. Ecco, a Bassano questo detto non vale, anzi l'importante, se il tema è quello di San Lazzaro, è che non se ne parli. L'accusa durissima arriva dalle opposizioni che si sono viste cestinare un provvedimento sul tema San Lazzaro durante il consiglio comunale di giovedì. Hanno messo un silenziatore, hanno messo un bavaglio, c'era una mozione che noi abbiamo presentato, tra l'altro andava in discussione proprio lo stesso giorno in cui l'associazione che sta difendendo quell'area aveva consegnato più di 1000 firme raccolte peraltro in pochi giorni. La mozione chiedeva di impegnare la Giunta a fare tutto ciò che è in suo potere per garantire il mantenimento di quell'area di campagna. Ebbene, non si è neanche potuto votare questa mozione perché i rappresentanti della maggioranza hanno ritenuto di giocare la carta della pregiudiziale, cioè hanno detto c'è un percorso amministrativo in corso, non possiamo ora votare rispetto a questa cosa, se ne parlerà più avanti. Il motivo della mozione era molto chiaro, ecco cos'era previsto che dicesse il documento. Che dicesse chiaramente a chi in questi giorni, in queste settimane sta sedendo ai tavoli delle trattative che si può trattare su tutto ma non sulla zona di San Lazzaro. Il che, a conti fatti, è quanto chiede la città da quando è venuto alla luce il percorso sul maxi progetto. E invece? E invece no, non se ne è parlato, non si è neanche discusso e tantomeno si è votato. Sulla faccenda si scoprono molti retroscena ora che se ne sta parlando finalmente molto più spesso. Sentite questo dettaglio, ad esempio. È stato riproposto almeno alle ultime 4-5 amministrazioni. Proposto ed evidentemente mai accettato. Ecco un motivo. Che comprometterebbe in maniera significativa l'area. Dirò di più, lì è importante che non parta nessuno dei player in gioco perché il rischio è che se poi si dice di sì a uno, difficilmente si potrà dire di no agli altri. La posta in gioco è piuttosto alta e riguarda il futuro della città. O si ergono dei muri a difesa di porzioni di territorio che sono importanti anche dal punto di vista paesaggistico o altrimenti ai nostri figli e ai nostri nipoti racconteremo di com'era la campagna alle nostre parti ma non potremo più vedere nulla se non delle fotografie. E sul progetto di San Lazzaro l'assessore Viero spiega che il percorso è ancora aperto e non è per niente scontato il sì. Delegare la Giunta e non permettere al Consiglio Comunale, a questa maggioranza, di votare, vuol dire snaturare il nostro ruolo. Per noi è un bavaglio questo. Pare che imbavagliare l'avversario a Bassano stia diventando il gioco preferito dai consiglieri comunali. L'opposizione accusa la maggioranza d'averlo fatto annullando la mozione su San Lazzaro. La maggioranza accusa le minoranze d'averlo fatto presentando la stessa mozione in cui chiedevano la ferma opposizione della Giunta alla cementificazione di centinaia di migliaia di metri quadri di area agricola. Non possiamo accettare di snaturare il ruolo dei consiglieri che hanno il diritto e soprattutto il dovere invece di affrontare e di votare quello che è il lavoro che viene fatto dalla Giunta e soprattutto dall'assessore. Noi rivendichiamo questo diritto perché il consigliere ha diritto di ascoltare il lavoro fatto da un assessore e di poter decidere in coscienza di quello che è il futuro di questa città. Approvare questa mozione voleva dire delegare la Giunta un ruolo che è invece proprio del consigliere comunale. Noi non possiamo non prendere atto dei diritti ma
rispetto a un territorio, rispetto a una città, rispetto alla tutela che noi vogliamo dare a questa città, nel senso più ampio e non solo per l'area Pengo. Al proposito dell'area Pengo, si aprono le trattative per capire se il permesso a costruire a San Lazzaro implicherà la riqualificazione di via Trozzetti. E l'assessore Viero assicura che non si tratterà di uno scambio merci. È chiaro che va valutata bene l'offerta che ci verrà fatta, però non è assolutamente una merce di scambio rispetto all'intervento di San Lazzaro, che se dovesse andare in porto deve trovare assolutamente le giuste compensazioni, e questo è chiarissimo. Ci tengo anche a ribadire che qualora non si arrivasse al giusto compromesso negli equilibri delle due aree, è chiaro che anche la partita di Pengo dovrà chiudersi in maniera negativa. Naturalmente seguiremo questa vicenda, ve ne daremo conto qui nel nostro telegiornale. Adesso cambiamo argomento, passiamo alla sanità, perché parte dalla maggioranza bassanese un durissimo attacco all'U7. Vogliamo risposte, non ci fermeremo finché non ce le daranno, e chiediamo che l'ospedale di Bassano torni ospedale nel vero senso della parola e dei servizi offerti, smettendo di essere azienda e di dare importanza solo a bilanci e dati. Questi i tre capisaldi dell'iniziativa per una sanità migliore e una gestione diversa dell'ULS 7, che vede coinvolti sempre più esponenti della politica bassanese e dei partiti di maggioranza. Siamo stati abituati, almeno nell'ultimo decennio, a credere che l'eccellenza del Veneto sia proprio la sanità, ma non è proprio così eccellenza come vogliono farcela spacciare una certa parte politica. Per fortuna si è avuto il coraggio, sia come Consiglio Comunale di Bassano, sia anche altri sindaci del comprensorio, finalmente di rompere questa, tra virgolette, cappa. È stato firmato un documento, presentato come primo firmatario dal sottoscritto, poi ovviamente sottoscritto anche da tutti i capigruppo di maggioranza, che chiede alla Regione, in particolar modo all'assessore competente, che è del nostro territorio, di avere più trasparenza per i cittadini. Altra richiesta avanzata è che siano reintegrati i 4.000 operatori sospesi in tutto il Veneto, ma tutto ruota attorno alla richiesta, oramai improrogabile, di risposte dalla Regione. Al di là mi viene da dire anche di ogni conferenza a Marghera, che ormai hanno stancato, lo dico proprio chiaramente, con l'esibizione di cartelloni di numeri come se i veneti fossero analfabeti e non sappiano leggere i numeri. Ecco, vogliamo risposte, non che da un giorno all'altro si possano svegliare i cittadini che un reparto sia chiuso senza l'interpellanza della politica locale, come è avvenuto all'inizio dell'anno con il reparto di senologia. Ecco. Pietro Sante rincara la dose, chiedendo che il direttore generale Carlo Bramezza rispetti le indicazioni della politica. L'ospedale non è un'azienda dove bisogna gestire dati o quant'altro. L'ospedale è nato come una funzione di carità verso il prossimo, che sono appunto i cittadini bassanesi dell'intero territorio della Pedemontana. Bassano torni a essere ospedale, non più azienda con dei direttori marketing. E dell'ULS 7 del San Bassiano si è parlato anche a Focus con il nostro direttore Luigi Baccialli, con una doppia salva di cannonate. Sentite. ULS 7, disservizi, disorganizzazione, se ne parla ovunque e se ne è parlato anche a Focus, il talk del nostro direttore Luigi Baccialli, dove Andrea Zanoni ha ricordato che l'interrogazione da lui presentata sul caso degli 11 milioni di debiti in capo a Bramezza è ancora in attesa di risposta. Io depositai questa interrogazione per capire come valutava la giunta regionale questo precedente con l'attuale incarico e se c'erano delle incompatibilità. Depositammo questa interrogazione, che però non ha ancora nessuna risposta. Critiche dure arrivano anche dal primo cittadino di Gallio, Emanuele Munari, che si schiera al fianco dei sindaci del Bassanese e del loro 15, un voto basso dato all'ULS 7. Noto movimenti politici strani, non so cosa si consumi all'interno del Consiglio regionale o nella politica che in qualche modo governa la sanità. Qualcuno dovrà pur tirar fuori la testa e dire: sì, l'ho nominato io, sì, l'ho proposto io, sì, l'ho voluto io, sì, lo difendo io. C'è qualcosa che non funziona, come i manager nelle aziende, se non producono un certo tipo di risultato, chiaramente vengono rimossi o vengono in qualche modo ripresi, e qualcuno deve anche avere l'umiltà di dire: sì, ho sbagliato, sì, posso fare meglio, sì, mi metto a disposizione e ascolto anche questi sindaci che ogni giorno
appunto sono bersagliati di telefonate dei cittadini perché non va bene questo, quell'altro e quest'altro. Quindi tantissime le domande ancora sull'ULS 7 Pedemontana, ma ce n'è una che le comprende tutte. Dopo 130 giorni in cui abbiamo rivolto le nostre tre domande al direttore generale Carlo Bramezza, alla politica regionale e a voi cittadini, non abbiamo ricevuto nessuna risposta. Questo ci spinge a chiederci e a chiedervi, ma allora chi tace acconsente? Cambiamo decisamente argomento, manca una settimana esatta all'inizio della Dunata Triveneta degli Alpini ad Asiago, che ovviamente potrete seguire su Rete Veneta con i suoi eventi più importanti. Manca una settimana all'inizio delle celebrazioni della Dunata Triveneta degli Alpini, che porterà ad Asiago decine di migliaia di penne nere, amici e simpatizzanti, per un evento atteso da 2 anni in altopiano. Il raduno si sarebbe dovuto svolgere infatti nel 2020, a 100 anni dalla prima adunata degli alpini in Ortigara, ma quello che è accaduto negli ultimi tempi in Veneto e nel mondo ha cambiato decisamente le carte in tavola. Ora però non ci sono più ostacoli e Asiago si prepara ad accogliere gli alpini. Il programma prevede venerdì 8 luglio alle 14 l'inaugurazione della nuova ala del Museo della Grande Guerra a Canove di Roana, seguita dagli onori all'Abaro Nazionale e al Gonfalone della città di Asiago, dall'alzamandiera in Piazza Carli e dalla sfilata verso il Sacrario dell'Aiten, dove verrà officiata una messa solenne dal Cardinale Pietro Parolini. Spazio poi all'inaugurazione della cittadella alpina e nel pomeriggio sarà presentato un libro di racconti e immagini della Grande Guerra in altopiano. Sabato la giornata inizia all'alba con la partenza delle autorità e dei vessilli per il Monte Ortigara. Sulla cima della montagna, diventata simbolo della dedizione degli alpini, ci sarà la celebrazione solenne alla colonna mozza, dove spicca il monito di chi ha vissuto gli orrori della Prima Guerra Mondiale, per non dimenticare. Sabato sera spazio ai cori e alle fanfare alla grande festa nei paesi dell'altopiano. Domenica, finalmente, il giorno dello sfilamento nelle vie di Asiago delle migliaia di penne nere che parteciperanno alla Triveneta. Si parte alle 9:30 con l'ammassamento e si chiude con il passaggio della stecca fra la sezione Monte Ortigara e quella di Belluno, che ospiterà la prossima adunata del terzo raggruppamento. Tantissimi alpini saliranno in altopiano assieme a famiglie e amici, e tanti saranno quelli che vorranno respirare l'aria della dunata nella magnifica cornice delle Terre Alte Vicentine. Chi è a casa potrà seguire gli eventi della 3 giorni su Rete Veneta con una lunga serie di dirette, edizioni straordinarie e produzioni dedicate esclusivamente a questo importante appuntamento. Ancora una volta con gli alpini, sempre con voi. Quindi arriva una settimana di grandi, grandissime dirette, edizioni straordinarie qui su Rete Veneta per la Dunata Triveneta degli Alpini. Cambiamo ancora argomento, andiamo alla cronaca. Paura la scorsa notte nella zona industriale di Breganze, in via dell'Innovazione. Il conducente di un Audi Q3, un 41enne di Malo, all'altezza di una rotatoria, ha perso il controllo dell'auto, che è volata sopra un'aiuola, finendo la corsa contro il basamento di un'opera d'arte al centro del rondò. La scultura in metallo, dalla forza dell'urto, è stata danneggiata, addirittura spostata di mezzo metro. Nell'impatto il veicolo ha preso fuoco. Provvidenziale è stato l'intervento di un operaio impegnato nel turno di notte in una ditta del posto, che con un estintore a polvere ha spento le fiamme. Sul posto i vigili del fuoco di Bassano, i carabinieri di Asiago e l'ambulanza del SUEM 118, che ha condotto il 41enne all'ospedale di Sant'Orso per gli accertamenti. Andiamo a Rossano per un'iniziativa molto particolare. Una serata magica, un tuffo in un mondo di emozioni per la 3ª edizione della Cena in Bianco. Un evento con la E maiuscola, anzi con 5 E, di etica, estetica, ecologia, educazione ed eleganza. Cornice di questa suggestiva serata è stato il giardino di Casa San Camillo, con il sostegno dei comuni di Rossano Veneto e di Galliera e l'organizzazione del circolo Noi di Mottinello. Ogni ospite ha portato da casa stoviglie, posate e vivande. Niente plastica e tutto rigorosamente di colore bianco, come anche l'outfit. Tra le autorità, i sindaci Morena Martini e Italo Perfetti, con diversi altri componenti delle due amministrazioni, e il parroco Umberto Andretto. Una cena per ritrovare e fortificare la socialità messa a dura prova dopo 2 anni di pandemia. E ora tutte le altre notizie dal territorio.
L'amministrazione comunale di Enego, con l'obiettivo della massima tutela del territorio e del pubblico bene, ha raggiunto un accordo per la gestione del Forte Lisser, che viene restituito alla Proloco nell'interesse di tutta la cittadinanza. A 9, causa siccità, il consorzio di bonifica Brenta ha dovuto programmare misure straordinarie in deroga ai turni irrigui, posticipando di 10 giorni il prelievo dalle rogge Contessa e Isacchina Inferiore. Contestualmente saranno sospese tutte le irrigazioni di soccorso. A Bassano, in occasione dei lavori di rimozione di un'antenna di telefonia mobile, tra il 4 e il 5 luglio saranno disposti divieto di sosta e transito in via Vittorelli e vicolo Matteotti, doppio senso di circolazione in vicolo San Bassiano. A Colceresa ha preso il via la terza settimana del progetto Ci sto a fare fatica, rivolto a ragazzi e ragazze dai 14 ai 19 anni. In questi giorni i giovani stanno lavorando in località Villa di Molvena. Andiamo nell'Alta Padovana, andranno a processo i genitori del bambino morto l'anno scorso in una piscina. Rinviati a giudizio i genitori di Cristian Menin, il bambino di 6 anni di Limen, ha negato un anno fa mentre stava trascorrendo una giornata in piscina con la famiglia. Insieme ai genitori, il giudice per l'udienza preliminare ha mandato a processo anche il gestore dell'impianto Concaverde Piscine di San Pietro in Gù, il responsabile dei bagnini e la bagnina che nel momento della tragedia doveva sorvegliare la piscina. L'accusa per tutti, anche se con diversi ruoli, è di omicidio colposo. Il 9 agosto del 2021 il piccolo Cristian, di appena 6 anni, è stato ritrovato riverso in acqua. Nonostante i soccorsi, il bimbo è morto durante il trasporto in ospedale. L'inchiesta condotta in questi mesi dal pubblico ministero della Procura di Padova avrebbe dimostrato come il piccolo sia sfuggito al controllo di mamma e papà e anche dei due bagnini e sia stato soccorso dopo 5 lunghissimi minuti, quindi troppo tardi per strapparlo alla morte. Per i genitori l'accusa di non aver vigilato il figlio e di averlo lasciato da solo vicino ad una piscina profonda a 1,20 m senza assicurarsi che indossasse i braccioli. Per la titolare della piscina l'accusa di carenze nelle misure di sicurezza e per i bagnini di non essere intervenuti tempestivamente. Andiamo a Cadoneghe, dove torna la festa della trebbiatura. L'antico rito della trebbiatura delle spighe di grano torna in piazza Cadoneghe il 9-10 luglio, dopo 4 anni dall'ultima edizione. Sono già caldi i motori dei trattori landini, dal rombo inconfondibile, pronti a scandire i ritmi delle due giornate di festa. Il clou domenica, con la dimostrazione delle antiche tecniche di trebbiatura proposte dall'associazione Vece Raise e convita ad altri tempi, che farà rivivere i mestieri di una volta. Un'attenzione particolare sarà riservata ai più piccoli, che potranno entrare in una vera e propria fattoria allestita in Piazzetta della Pace. È un grande tributo al nostro passato agricolo, ma anche al nostro presente. Il commento del sindaco di Cadoneghe, Marco Schiesaro. Un'ondata di maltempo è passata questo pomeriggio fra l'Alta Padovana e la Pedemontana, portando su Cittadella, su tutta la zona, grandinate in alcune aree davvero molto violente, come potete vedere da queste fotografie. Ci sono stati dei danni, sono ancora in via di quantificatistici. Questa sera il nostro direttore Luigi Bacialli, per una puntata di Focus dedicata all'attualità veneta, ma anche nazionale, di questo periodo. Saranno ospiti Roberto Ferrara, Giovanni Battista Mestriner, Jonathan Montanariello, Lucas Pavanetto, Nicola Pelicani e Andrea Tomaello. Vi ringraziamo per essere stati con noi, vi auguriamo una buona serata, vi lasciamo al meteo, ma prima ai vostri SMS.